L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti. Vicenda Rubiales, Hermoso. Non mi piace, non condivido. Qui non è un problema di essere canonici bacchettoni. Qualcuno parla di falso moralismo, pseudomoralismo, pseudofemminismo, omicidi intellettuali, omicidi sociali, bla 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 bla, da parte di uno e dell'altro. Mi si è scatenata questa guerra infinita a livello, diciamo, iberico in Spagna, fa il presidente della Federazione Spagnola Rubiales, e in occasione dei mondiali vinti dalla femminile, quindi in terra iberica in Spagna, con la Hermoso. Quindi ci sono delle prime dichiarazioni di alcuni siti, anche spagnoli, in cui la Hermoso, entrata negli spogliatoi, avrebbe anche detto, scherzando con le ragazze, ti è piaciuto o non ti è piaciuto, ti sei divertito, quindi scherzando avrebbe anche detto fondamentalmente che si era divertita e quant'altro. Poi puntualmente smentite anche queste dichiarazioni, perché ce ne sono talmente tante, e io credo che, a prescindere da quella valutazione, perché lei in altre dichiarazioni invece dice che fondamentalmente è una forzatura, è un bacio violento, è un bacio non richiesto e quant'altro. Ecco, io penso che a prescindere da quello che il potere specifico possa avere un uomo, il potere specifico possa avere una donna oggigiorno, di realizzazione dei diritti della donna, il potere che ha Rubiales, perché fondamentalmente essere il presidente della Federcalcio, insomma, della federazione spagnola, non penso di un incarico di poco conto, però l'aver avuto quel tipo di atteggiamento di fronte alla regina di Spagna, Letizia, di fronte al presidente della FIFA Infantino, lascia un pochettino perplessi, perché poi una cosa è abbraciare un atleta, baciarle in fronte se vogliamo e quant'altro, però penso che poi lì lui si è lasciato andare, ha fatto le dovute scuse. Il problema è che poi, se fai le scuse, dovresti anche un pochettino, dico stare zitto, limitare i danni quantomeno. Perché tanto la frittata è fatta, e potrebbe essere un abuso di potere, per dire, insomma, no? Potrebbe essere tante piccole cose. Quindi io penso che si è scatenato l'inferno. Alcuni anche atleti del Real Madrid si sono schierati con la Hermoso. Tanti atleti di altre società hanno detto addirittura di non indossare più la camiseta spagnola e quant'altro. Quindi tanti chiedono a Rubiales di andarsene. Lui ha detto: non mi dimetto, perché è un discorso di pseudofemminismo e quant'altro. Tanti si sono, diciamo, scagliati contro Rubiales. Dobbiamo vedere poi dov'è la verità, ma penso che la mia valutazione, a prescindere da tutto, potrebbe anche essere stato consenziente, ma non credo nel qual tal caso da parte dell'Hermoso. Il problema è che comunque fondamentalmente lui credo che l'ha fatta fuori dal vaso. Ha fatto una cazzata, secondo me esagerata, doveva evitarlo in quel contesto. Sei il presidente della Federcalcio spagnola, questa non è la tua ragazza, non è una persona, seppur fosse stata una tua conoscente, una tua cara amica, quello che volete, in quel contesto penso che si poteva e si doveva evitare di andare oltre, secondo me, e questa è la mia valutazione personale, a prescindere da quello che sono le valutazioni, le chiacchiere che stanno facendo, non lo so, atleti, la pimenta, insomma, tante le dichiarazioni ci sono state. Ripeto, è un video abbastanza scottante, un video per qualcuno complicato, perché io credo che poi in queste situazioni, laddove ti schieri, tu rischi di avere torto. Quindi non è un problema di difendere l'Hermoso o quant'altro, che a prescindere l'Hermoso fosse stato consenziente, a me se non concesso, seppur, ripeto, i miei dubbi. Io credo che in quel contesto lui, diciamo, avrebbe dovuto avere un tipo di etica di comportamento completamente diverso e non cadere in provocazione, non andare oltre, seppur ci fosse stato, diciamo che non c'è stata questa provocazione, però lui comunque fondamentalmente è andato oltre, ci ha fatto le dovute scuse, però poi se fai le scuse stai anche un po' zitto, non è che dici vabbè, però stanno facendo il possibile per farmi saltare, perché così colà. Io credo che c'è un terremoto mediatico, non solo mediatico, in Spagna notevole, e credo che, per il bene di tutti, il signor Barriales
È giusto che vada a casa perché secondo me, ripeto, l'ha fatta tanto grossa, poi ripeto, davanti alla regina Letizia e davanti all'infantina. Cioè, così plateale penso che nessuno possa aiutare Rubiales, con tutto il rispetto del bene e del male, ripeto, io non condivido un comportamento che secondo me è eccessivo. Seppur di estrema piacevolezza e gradevolezza, lui ha dichiarato, è eccessivo da parte di il presidente di una federazione e non di, che ne so, un simpatico gelataio o quello che volete, un modo di dire, ha una carica istituzionale e quelle, diciamo, cavolate proprio non le puoi fare in mondo visione. L'artista esistenziale, buona serata a tutti.